Raga, sta arrivando Paki. Ivan Giussani. Finalmente l'abbiamo convinto a venire al Monza Pizza Bike Bar. Ho appena montato la mia nuova bici da dirt. Non so se qualcuno di voi l'ha già vista o non l'ha vista, ma non importa. Paki di sicuro non l'ha vista. E ho pensato che la prima persona che deve provare questa nuova bici da dirt, che è molto speciale, deve essere proprio Paki. È arrivato Paki, finalmente approdato in park. È arrivato con un mezzo... Consuma la gomma. Gusti dai pesi massimi, dai gusti molto dubbi. Io ho montato una nuova bici oggi e credo che sia una delle bici più belle che ho mai montato. Voglio vedere un po' cosa ne pensi. Vorrei che ci mettessi su qualche tuo tocco di classe con qualche fascetta in giro. Con quello ovunque la riempiamo. Ah, la tieni come il mio capo. What? Questa sarà la reaction meno reaction di tutte, perché con sul casco non si vede la faccia, quindi rimane sempre la stessa. Poi faccia di faccia. Reaction vera. Vai, andiamo a fare la reaction. Sei? Ci siamo. Devo guardare. Uno, due. Allora, reaction. Wow! È una bici, ragazzi. Perfetto. Manca la frizione. Adesso sei un esperto di bici, cioè sei uno che capisce di bici. Non so impennare in bici. Adesso mi fai un bike check. Ma io che cazzo ne so, scusa. I pomelli qua, come si chiamano? Le manopole sono comode. Ok. Poi sono tastabili, ma tanto. Perché ci sono due cavi e un solo freno? Perché è una BMX e quindi si possono. Non pesa niente. Sono andato convinto che fosse quella. Perché si può fare barfing. Esatto. Adesso tu mi devi dire come la sai la risposta. Ma allora sa già i nomi anche. Ex BMXista. Ah, facciamo così, un gioco, un piccolo contest. Secondo te quanto costano queste ruote? Esatto, esatto, esatto. Facciamo così. Osservale bene, eh. Costano solo delle ruote. Allora, dato che sono un esperto di biciclette. Più o meno del tuo K. Il materiale non è AliExpress. E si sente. Mi spara un prezzo. Fai sentire un suono, suono. Hai messo dentro la schedina dei tuoi razzi. 500 euro tutte e due. Andiamo male qua. Male. 500 qual è euro. Quella dei poveri. Quella è la grossa differenza che Industry 9 fa di diverso rispetto alle ruote normali. Il prezzo però pagare. Oh, wow! Cioè la bici è tutta nuova, ma in realtà sono stato un po' marcio anch'io. Vedo che hai usato il nastro isolante. E poi l'altra cosa, guarda il manubrio quanto il cazzo è già consumato. Il manubrio, no? Usato. Totalmente sbiancato, non c'è più vernice. Quando montate le bici, una cosa secondo me importantissima per mantenere il feeling è mantenere gli stessi punti di contatto che avete con la bici, nel senso manopole, manubrio e pedali identici. Tipo le pedivelle piegate del capo, perché? Piegate del capo. Raga, se c'è Paki non possono mancare le faccette. Oh. Ero tentato a dire uno è l'acceleratore e l'altro freno. Quando sei in volo e non riesci a prendere il manubrio. Esatto. Io invece che portarmi ai Crankworx 18.000 pezzi di ricambio, io mi porto tre pacchi di fascette. Tre pacchi di fascette. Dice Temma. Beh raga, questo bike check è stato prime. Non volevamo annoiarvi troppo perché sapete, ci annoiano i bike check pesanti. Trovi quanto viene su. Il primo che deve provare la nuova bici è chiaramente Paki. We the top 10, UGK the major way, not play it, it don't stop. Traffic lights, we going, know the time until the clock. Io vado a prenderti le fascette. Oh, così ti puoi sentire un pochino più a casa. Se cado posso aggrapparmi. La linea bici. Abbiamo un park molto spento in park. Molto molto spento in park. Ho detto vabbè, gli faccio fare due giri con la bici a noleggio prima di dargli la mia, perché vediamo come reagisce, sai. No, non vorrei che sia troppo potente. Mi sdraio lì. No. Io mi fido di no, te. Io non mi fido di te. Io mi fido di te. Ti devi fidare perché poi ti salto io.
Mi raccomando, in questo caso ho la bene. Yo, what you got there? Oh, did you not hear? Let me take it over and we got the whole shot. Sì, tu? Sì, sì. Per non volermi prendere, sei andato molto più lungo del solito, cioè l'hai passato il salto. Mi sono cagato da solo. Non è passato il salto. E abbiamo ah, è solo staccata questa. Prego. Sì, lei si mette giù. Raga, vedete là sul palazzo chi c'è? Mi hai toccato le palle! Era uno sfioro questo, uno delicato, delicato, una carezza era. Mi devi aiutare a far baschi. Non l'ha preso proprio. Ce la dobbiamo fare. Adesso passiamo alle cose un po' più interessanti. Non ho più paura di niente. Non sei stato delicato. Oggi vi faccio vedere come una bici di AliExpress non si rompe durante un salto. Avete visto? Questa è una bici di AliExpress che non si rompe durante un salto. Raga, Pachi oggi ha fatto un suo video. Non so quando lo vedrete. Non sappiamo quando lo vedrete, ma potrebbe aver battuto il record di corse. Corse? Buongiorno. Vabbè raga, noi ci trasferiamo adesso all'H Farm a Venezia. Simone! Perché voglio provare completamente e trickare un po' con questa bici in skate park, siccome dobbiamo andare a Rotorua e ci sono delle feature un po' skate park. Arrivederci. Arrivederci. È stato un piacere. Cambiato lavoro? È andata male con YouTube? Vai, vai! Qua si faccia, Dario! Chiaramente noi veniamo fino a Venezia per girare in bici in questo bellissimo skate park fighissimo chiamato H Farm, che è un'università di Milano svegliata. Cioè, pensate, università. Noi sbagliamo il periodo perché veniamo inizio autunno, inverno, quindi stiamo cercando di asciugare il tutto, ma... Ma porca puttana! C'è nessuno! Intanto che aspettiamo che il parco si asciuga, perché dobbiamo dargli un attimo di tempo. Asciughi infatti, malissimo. Dio ti maledica, te da un sciapone che ti figuro su quel muro, tavare puttana. Una super particolarità che volevo però mostrarvi. Guardate qua raga. Guarda, mi avvicinati. Guarda. Il mio tesoro. Cioè, ho trovato la viola. E secondo me la chicca di questa bici è rotor viola. Sti cazzi. Oggi raga dobbiamo concentrarci a girare sulla spina. Ok. La spina credo sia una delle strutture che mentalmente fa più paura. Cioè hai rampa rampa. Il landing non è lontano ma è subito attaccato. Ma soprattutto non vedi la larghezza. Solitamente in contest di slopestyle non ci sono mai spine. A Rotorua quest'anno hanno messo una spina prima di uno step down. Quindi ho detto no, andiamo all'H Farm che voglio cliccare un po' in spina. Anche per quello mi state vedendo girare con l'integrale in skatepark. Arrivo preparato, faccio tutto il possibile per arrivare a quella struttura che è l'unica. Non devo dire così. No, per arrivare a quella struttura che sei pronto, basta. Raga, con la struttura che sono pronto. Pensa che... Cos'è flare? Buongiorno. Buonasera! Oh!
primo flip in spina che ho mai fatto nella mia vita. Faccio un po' di flip e vedere se riesco a... Questo video probabilmente lo avete aperto perché c'è Paki. Ma in realtà è più bello di Paki perché c'è Luca che fa flare. Ciao Paki.